D'accordo, io anzi dico che appunto dal punto di vista diciamo rieducativo, io ho avuto proprio modo, tra l'altro neanche, sì, insomma questo me lo ricorda, me lo sto ricordando in questo momento, appunto, di sottoporre al trattamento riabilitativo persone che si dedicavano appunto a questo tipo di attività sportiva e io non ho mai controindicato questo tipo di attività. Si tratta semplicemente di avere degli insegnanti particolarmente validi nel diciamo accostare queste persone in Certamente. modo equilibrato, in modo tale che non vi siano delle lesioni di nessun tipo, né di natura muscolare, né di natura discale, quello che lei ha detto poco fa, per cui ritengo che sia un validissimo mezzo. In alcuni casi, diciamo che anche per patologie che sono intermedie, dal punto di vista appunto della lombalgia e la chirurgia in generale, può essere certamente applicato. Esatto, sono Diciamo, d'accordo. per la dottoressa Manenti, insomma, è quasi una cosa terapeutica, giustamente No, in base per me è terapeutica. all'esperienza personale, Sì, chiaramente. poi adesso non voglio, diciamo, uscire fuori dall'argomento, però la Certo. danza del ventre in genere è proprio terapeutica a vari livelli, non so, anche per quanto riguarda, diciamo, delle forme femminili, tipo, non so, i prolassi uterini, questo continuo massaggio dei muscoli addominali più profondi comunque previene ad esempio i prolassi uterini e allevia le sindromi mestruali tipo le dismenorree, cioè questi dolori mestruali particolari, ci sono delle persone che debbono restare a letto, con la danza del ventre risolvono questo tipo di problematiche e in più poi, ripeto, questo continuo stato tonico dei muscoli addominali fa sì che se fatta correttamente si assume una posizione eretta più corretta. Poi tra l'altro la forza dei muscoli addominali contribuisce, comunque il collega penso che mi potrà appoggiare, no? Per quanto riguarda la postura è importante che ci sia una tonicità a tutti i Certo, livelli non e c'è in dubbio. particolar modo i muscoli addominali, ma comunque poi nella danza del ventre sono molto forti anche i glutei, i quadricipiti, tutti i muscoli anche, diciamo così, paravertebrali sono interessati. In Certo. realtà con la danza del ventre sono interessati tutti, io sono una sostenitrice, dalla punta dell'alluce alla punta dei capelli il corpo viene interessato in una Sì. ginnastica tonica, morbida, dolce, senza traumi, senza sobbalzi particolari. Ripeto, è l'unica cosa che io nella mia situazione con problemi di scali eccetera eccetera riesco comunque a fare, anzi mi risolve tanti problemi. Io, dottoressa, non vorrei fare l'avvocato del diavolo, però visto la sua competenza poi, e perciò con lei come insegnante, sicuramente avendo una competenza specifica appunto in campo medico, sicuramente adotterà delle precauzioni giuste, appunto in qualche modo instraderà appunto su binari diciamo giusti anche i suoi allievi. Però come in questo settore, appunto nel settore delle scuole appunto di danza del ventre, come vengono controllati però gli insegnanti? Perché adesso mi sorge questo dubbio, perché lei Allora, sicuramente lei ha avuto un effetto terapeutico anche per la sua competenza, chiaramente, giustamente, però una persona magari che non è guardi, e preparata. purtroppo questo è un discorso che si estende a macchia d'olio su tantissimi altri tipi di insegnanti, perché se lei prende che ci sono degli istruttori di aerobica che prendono il brevetto, almeno tempo fa lo prendevano con 3 mesi di corso, voglio dire, purtroppo questa problematica c'è un po' dappertutto e sicuramente si incontrerà l'insegnante di danza orientale che ha appreso questa tecnica magari in maniera non troppo corretta e non ha grandi conoscenze che comunque si mette a fare l'insegnante, ma questo mi dica lei in quale campo non Certo, c'è certo. quello che si arrangia. Certo, io devo essere sincera, sono facilitata dalle mie conoscenze anche perché poi sono anche medico estetico e quindi nella medicina estetica della scuola del Fate Bene Fratellis ci si interessa di posturologia e poi sono anche odontoiatra, per cui la situazione dell'articolazione temporomandibolare, le occlusioni e le malocclusioni sono comunque diciamo in diretto poi collegamento con la postura e con tutto il resto del rachide, per cui è vero che io sono comunque facilitata, purtroppo sarà alla scuola di danza per me fare una selezione sugli insegnanti diciamo così, da reclutare per mantenere alto il nome della scuola. È chiaro che se poi ci si diciamo così, si procura questo insegnante senza fare nessun sondaggio, senza
capire che la qualità purtroppo non esiste comunque, ecco, se questo mi voleva dire, non esiste ancora un brevetto particolare per gli insegnanti di danza orientale, però ecco, ripeto. Comunque mi sembra, allora, a questo punto, per concludere appunto, diciamo, ben venga la danza del ventre, purché sia fatta con i dovuti crismi appunto del caso. Certo, bene, ma sempre mantenuta una postura corretta. Io a questo punto, io dottoressa la ringrazio tantissimo per grazie il suo intervento e naturalmente noi continuiamo appunto con di nuovo buona serata. Buon proseguimento di serata. E arrivederci a tutti. Beh, ringraziamo appunto la dottoressa Tiziana Manenti, appunto, che medico e insegnante anche di appunto danza del ventre, e ritorniamo ancora a parlare col dottor Finucci, perché io vorrei adesso a questo punto lasciare da parte il discorso sportivo, il discorso posturale. Abbiamo parlato, però è inutile addentrarci appunto nei meandri appunto della ginnastica posturale, perché non è che possiamo spiegare delle tecniche, appunto quella ci si rivolge a un fisioterapista esperto, appunto. No, parlavo per come fisioterapista, cioè fisiatra chiaramente manda al fisioterapista, e il fisioterapista poi giustamente ha una sua competenza specifica per poter seguire appunto il paziente, che bisogna dire che bisogna nella ginnastica posturale bisogna essere veramente pazienti, poi penso, perché se uno ha un problema. E invece vorrei a questo punto parlare un attimo invece di un'altra cosa, di quelle che sono le abitudini, però mi sembra che abbiamo uno spot pubblicitario, noi ascoltiamo lo spot, appunto la linea va di nuovo alla regia Max Giustante, e poi torniamo ancora col dottor Finucci, ricordiamo ancora fisiatra presso il centro paraplegici di Ostia Lido, per poter appunto parlare appunto di quelle che sono le abitudini giornaliere. Ecco, restate con noi, perché questo è molto importante, quello che in qualche modo può essere controproducente per l'insorgere, oppure anche per il peggioramento appunto di problemi alla colonna vertebrale, e quello che invece può essere utile sicuramente per alleviare quelli che sono i problemi. Restate con noi, perché questa è la parte più importante, perché nella vostra attività quotidiana sicuramente avete sempre a che fare con posture sbagliate, e magari con una piccola correzione si possono evitare problemi che magari fanno perdere sicuramente moltissimo tempo e soprattutto danno veramente tanti fastidi. Ritorniamo linea alla regia, ritorniamo subito dopo. State ascoltando Radio Roma.